Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Come avevo anticipato, torna oggi l'appuntamento con la Galleria degli Orrori. Allora andiamo subito a salutare il nostro consueto compagno di viaggio. Intanto però vedete, giustamente la regia di Emanuele Forcina propone il titolo Ferdinand Gamper, il mostro di Merano. Oggi di lui andiamo a parlare col professor Marino D'Amore. Bentornato a Cusano Italia TV. Grazie mille, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Ricordo, sociologo della comunicazione qui all'Università Niccolò Cusano e criminologo, un altro capitolo di una rubrica, di uno spazio di crimine e criminologia che piace molto ai telespettatori ed è apprezzato molto anche su YouTube. Vi ricordo tutte le puntate precedenti, tutti i serial killer che finora abbiamo trattato li trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Ecco, professor D'Amore, oggi parliamo di un personaggio, devo dire, molto molto particolare. Molti lo ricorderanno perché la sua storia è recente, visto che parliamo di metà anni 90. Ferdinand Gamper, detto il mostro di Merano, nato a Merano il 12 settembre del 1957, morto a Rifiano il 1 marzo del 1996, morto suicida, serial killer italiano altoatesino di lingua tedesca, responsabile dell'omicidio di 6 persone. Ecco, è un personaggio particolare. Perché, professor D'Amore? È difficile anche da inquadrare. Beh, è un personaggio molto particolare perché passa per insospettabile, insomma, è una figura molto riservata che non desta particolare preoccupazione anche nella sua comunità di appartenenza, prima effettivamente della scoperta degli efferati delitti di cui si è reso autore, e soprattutto perché effettivamente i suoi omicidi sono molto veloci, molto rapidi, non lasciano segni, almeno i primi. Poi, come ha detto ovviamente lei, sono pochi, fortunatamente, perché effettivamente la sua carriera criminale si dipana su un arco temporale molto breve, meno di un anno, insomma, e nasce da pregressi che hanno a che fare soprattutto con un ambito familiare problematico e poi con altre vicende di vita che decreteranno l'inizio di questa carriera. Ecco, ci piace parlare sempre di punto di non ritorno. Studiando la storia di Ferdinand Gamper ne ho trovati diversi. Ricordiamo, nato in una famiglia dedita alla pastorizia, visse un'infanzia e un'adolescenza caratterizzate dalla povertà e dal lavoro precoce nei campi. Molti lo hanno descritto come una persona schiva e timida, con tendenza all'isolamento, altri invece come una persona con disturbi psichici. E i punti di non ritorno sono questi: da bambino subì abusi sessuali dal padre e poi nel 1989 si suicidò il fratello minore Richard, che si sparò un colpo di pistola alla testa. Poi la morte del papà. Ecco, sono tanti punti di non ritorno, o ce n'è uno in particolare, secondo lei? No, ce ne sono diversi, come ha detto lei, secondo una diacronia abbastanza inquietante, perché effettivamente nel corso della vita di Ferdinand Gamper si susseguono degli eventi che mettono a repentaglio l'equilibrio di una psiche già fortemente compromessa, perché, come giustamente sottolineava lei, Ferdinand nasce in una famiglia problematica. Purtroppo è obiettivo e bersaglio dei continui abusi del padre in età infantile e soprattutto deve assistere, e questo in età più adulta, ma anche durante l'adolescenza, una madre che soffre di schizofrenia. Riesce a risolvere queste problematiche, almeno apparentemente, dandosi una sorta di normalità, no? Quotidiana, di vita, di esistenza, stringendo un rapporto molto stretto col fratello Richard, che effettivamente insieme a lui decide di avviare un'azienda agricola. E questo rappresenta una sorta di via di fuga, no? Rispetto a quella quotidianità così devastante da un punto di vista psichico, ma anche sociale. Solamente che questa azienda agricola non va affatto bene, sono costretti a chiuderla, tant'è vero che Richard tenterà la fortuna in Germania, mentre il protagonista della nostra storia ritornerà nel casolare del padre per assistere la madre schizofrenica. Dopo tutto questo, Richard tornerà dalla Germania. E per Ferdinand sarà come una seconda possibilità, ma in verità non sarà affatto così, perché Richard si suiciderà quasi subito con un colpo in testa. Ecco, il suicidio del fratello attraverso quel modus operandi, che poi rappresenterà la cifra identitaria del protagonista della nostra storia,
l'assistere la madre schizofrenica che soprattutto nel periodo finale della sua esistenza sentirà delle voci, addirittura alcune testimonianze dicono che giocava a scacchi con dei personaggi che solo lei riusciva a vedere. La morte del padre saranno i presupposti, i postulati di quell'efferatezza e di quella grande violenza, anche se molto rapida, ripeto, e poi spiegheremo perché, caratterizzerà i suoi omicidi. Intanto stiamo vedendo foto significative di questa incredibile storia, poi avremo modo di commentarle. Però va detto che accumulò, no, anche una serie di precedenti penali, Gamper, prima di diventare serial killer. Sì, accumula una serie di precedenti penali che però non lasciano presagire quell'evoluzione, quella recrudescenza assolutamente violenta che lo renderà un serial killer, uno tra i più efferati e più ricercati, perché soprattutto dopo le prime vittime non si avevano dei segni tangibili, o quantomeno lui non lascerà dei segni tangibili anche sulle scene criminis, per essere incriminato, per essere ricercato o comunque essere sospettato. Tant'è vero che in un primo momento i sospetti ricadranno tutti su un altro personaggio, alquanto inquietante anche lui. Ecco, intanto prima lo avete visto in sovraimpressione, voglio ricordarlo, 334-9229-505, potete scriverci via WhatsApp, porre domande ai nostri ospiti, nello specifico al professor Marino D'Amore, alla questione, vicenda Ferdinand Gamper, quindi se avete curiosità o dire semplicemente la vostra, potete inviare i messaggi al 334-9229. 29505, nonostante l'ora tarda. Ecco, arriviamo agli omicidi. L'arco temporale, abbiamo detto, è ristretto, è breve. Il primo omicidio lo commette l'8 febbraio del 1996 a Merano. Sì, è il primo omicidio dei sei ed è figlio di una consapevolezza che nel tempo Gamper riesce a metabolizzare, ad assimilare. Perché? Perché per uscire da quel tipo di criticità e di problematiche che avevano assolutamente caratterizzato la sua esistenza fino a quel momento, inizia a sfogare tutta quella rabbia accumulata, soprattutto incanalandola verso un odio prima misogino e poi nazionalista. Tant'è vero che prenderà parte, insomma, parteciperà a gruppi secessionisti, no? Che volevano l'attribuzione o comunque la restituzione della sua comunità di appartenenza all'Austria. Ecco, e soprattutto uno in particolare, lei in Tirol, che aveva anche delle velleità ultradestrorse, di ultradestra. E questa commistione di elementi gli farà maturare un grande odio per gli italiani. Infatti è paradossale anche il primo omicidio, perché effettivamente la prima vittima non è italiana. È Otto Detmering, che è un dirigente della Deutsche Bank, che però ha un'amante che si chiama Clorinda Cecchetti ed è italiana. E effettivamente i due parlano italiano quando vengono incontrati dal loro killer. Lui pensa che effettivamente provengano dal nostro paese e uccide prima Otto con un colpo alla testa. Clorinda, quando si accorge anche di quell'azione tanto rapida e fulminea, tenta una vana fuga, ma viene raggiunta anche lei da un proiettile e Ferdinand Gamper, vestito di nero con un cappuccio e uno zainetto dove nasconde la sua calibro 22, abbandonerà il luogo del delitto senza essere stato visto da nessun testimone. Quindi un errore, no? Nel suo primo duplice omicidio, perché li sente parlare, perché la vittima maschile parlava molto bene l'italiano, no? Pur essendo Sì, perché tedesco. intratteneva una relazione con Clorinda da diversi anni e quindi parlava fluentemente l'italiano e questo elemento bastò a indurre nell'errore Ferdinand Gamper, che in verità non seppe mai, se non dopo, leggendolo sui giornali, chi aveva ucciso. Il 14 febbraio, quindi come detto prima, 8 febbraio del 96, il primo duplice omicidio, il 14 febbraio dello stesso anno, nella frazione meranese di Sinigo, fu ucciso Umberto Marchioro, un contadino, un semplice contadino di 58 anni. Anche in questo caso è un omicidio abbastanza particolare perché in realtà in un primo momento non viene considerato un omicidio. Si pensa che Umberto Marchioro sia morto per cause naturali perché il foro del proiettile che ha in testa è molto piccolo. Verrà scoperto effettivamente il motivo della sua morte solo in fase di esame autoptico. Durante l'autopsia si riuscirà a risalire all'arma che ha sparato, anche in questo caso una calibro 22, e i tasselli inizieranno a comporre il mosaico che caratterizzerà un po' l'ombra
del serial killer che si inizia a stagliare sulla comunità di Merano. In questo caso, attraverso questo omicidio, entra quel personaggio di cui parlavamo prima, Luca Nobile. Ecco, qui cosa possiamo dire? Che si è rischiato il grave errore giudiziario, professor D'Amore. Ma diciamo che in un primo momento si è fatto È stato fatto, no? Poi forse. perché Luca Nobile viene arrestato per un semplice motivo, perché dà una falsa testimonianza agli inquirenti, dice di non conoscere affatto Umberto Marchioro e di trovarsi per caso pochi minuti dopo l'avvenuto delitto sul luogo in cui è stato ucciso il povero contadino. In realtà non è così. Le indagini dimostreranno che in verità Luca Nobile, che tra l'altro è un senza tetto, conosceva bene Umberto Marchioro, è in possesso di una calibro 22 e in una tasca della sua giacca vengono trovate delle tracce ematiche, delle tracce di sangue che verosimilmente vengono fatte risalire alla vittima. Questo basta per arrestare Luca Nobile, che durante il periodo della sua carcerazione continuerà a dare delle testimonianze molto contrastanti e molto contraddittorie. Sicuramente il mostro di Merano è balzato al centro delle cronache per questa particolarità anche, gli omicidi ravvicinati. Pensate, a febbraio, siamo nel febbraio del 1996, un vero febbraio di sangue, perché il 27 febbraio di quell'anno nel centro di Milano viene ucciso anche Paolo Vecchiolini, ragioniere di 36 anni, mentre passeggiava con la fidanzata. Stessa modalità. Sì, la modalità, lo abbiamo detto, è lo sparo in testa, che effettivamente è una modalità che ha molto a che fare con l'esecuzione sommaria, no? Infatti sì, ci riporta Infatti, alle terribili fosse ardeatine. assolutamente, tra l'altro non c'è nessun tipo di feticismo, nessun tipo di parafilia, è un atto fulmineo che riporta molto, se vogliamo fare una sorta di citazione di collegamento storico, alle esecuzioni delle Brigate Rosse. Quindi siamo in un periodo, ovviamente molti anni dopo, in cui Ferdinand Gamper quasi ammanta di un valore quasi politico o antipolitico, in questo caso, i suoi omicidi, che sono corroborati da un profondo nazionalismo, ovviamente molto edulcorato ed esasperato nella mente del killer. In questo caso Paolo Vecchiolini viene ucciso nello stesso modo, ma la fidanzata riesce a scappare. E questo elemento è fondamentale per la risoluzione della nostra storia, perché grazie alla testimonianza della fidanzata si riuscirà a fare il primo identikit attendibile, perché già c'era stato un identikit fatto, quantomeno reso e realizzato graficamente, grazie alle testimonianze di Luca Nobile, che però parlava di un uomo molto alto, sì vestito di nero, ma di carnagione scura e con i capelli ricci, che ovviamente non corrispondeva ai connotati di Ferdinand Gamper. Invece, grazie alla testimonianza della fidanzata di Vecchiolini, effettivamente si riuscirà a capire che l'uomo in verità era sì abbastanza alto, di carnagione invece chiara, biondo, stempiato e con una barba incolta. Tutti elementi che nel tempo fanno risalire all'identità di Ferdinand Gamper, soprattutto grazie a un'ulteriore testimonianza che però in un primo momento verrà sottovalutata. Oltretutto, questo nuovo omicidio scagiona Luca Nobile. Scagiona Questo è Luca un Nobile aspetto. perché avviene quando Luca Nobile è in detenzione, quindi effettivamente nonostante lui continui a rappresentare nell'economia del nostro racconto e di quella storia un personaggio molto inquietante perché continua a fare rivelazioni molto contraddittorie, molto inattendibili da tanti punti di vista, effettivamente questo ulteriore omicidio riesce a scagionarlo e lui esce di prigione. Il testimone chiave che invece riconosce dall'identikit pubblicato sui giornali, perché poi effettivamente, soprattutto nella comunità di Merano, il serial killer insomma, quello che poi sarà Ferdinand Gamper, soprannominato il mostro di Merano, appunto, diventerà un personaggio molto popolare, drammaticamente popolare e molto raccontato, molto narrato dai mezzi di comunicazione dell'epoca, soprattutto in quella comunità. Ed è un parrucchiere, è il parrucchiere di Ferdinand Gamper, che riesce a riconoscere dall'identikit l'identità di quello che è un suo conoscente. Però gli inquirenti non lo prenderanno in considerazione, almeno in un primo momento, fino, diciamo, all'omicidio, al penultimo omicidio, che però forse è l'omicidio più importante perché è quello che poi ne decreterà assolutamente l'autorialità di tutti gli altri, di tutti quelli precedenti. Eh sì, a proposito, dopo il febbraio
di sangue di cui abbiamo parlato, nella mattinata del 1 marzo del 1996 viene ucciso con uno sparo in fronte un vicino di casa di Gamper, Tullio Melchiorri, muratore di 58 anni. E qui ci sono poi questi aspetti particolari, no? Vicino al corpo della vittima viene trovato un foglietto con il messaggio: sono un italiano emigrato e responsabile di infanticidio. E mentre in casa di Gamper poi ne fu trovato un altro: viva la grande Germania, a proposito di quello che ci ricordava lei, non fermerete l'unione del Pan Tirol, e anche questa volta siete arrivati troppo tardi. Qui siamo alla svolta, però. Sì, sembrano un po' quegli omicidi, se non fossero inquadrati e contestualizzati all'interno di una carriera omicidiaria seriale, sembrano un po' gli omicidi degli anarchici, no? I regicidi, i vari Gaetano Bresci, Gavillo Princip, vero, sì. Che effettivamente dopo l'omicidio rivendicavano con motivazioni nazionaliste l'atto appena compiuto. In questo caso Gamber viene visto ovviamente dalla moglie della vittima e si rifugia all'interno del suo maso, cioè della sua azienda agricola, quella in cui era nato, dove aveva assistito la madre fino alla morte, dove aveva vissuto con il padre e dove ne aveva subito purtroppo le violenze. Da quel momento in poi, diciamo così, il lupo è in gabbia, inizia la caccia, varie mezzi di locomozione, macchine, vetture della polizia, elicotteri. Anche a livello mediatico, io lo ricordo bene, quel 96, quella caccia al mostro a Merano, comunque a livello mediatico grande risonanza. Sì, diciamo è uno dei tanti casi, soprattutto contestualizzati all'interno di quella comunità, di TV Verità, perché effettivamente questo pseudo inseguimento, perché poi si trattava di una sorta di assedio, no? Attorno al casolare di Gamper, fu ripreso dai mezzi di comunicazione dell'epoca e suscitò notevole clamore, ma anche sollievo, perché la stessa comunità di Merano per tanto tempo, a causa di questi omicidi insoluti e molto rapidi, imprevedibili, si era serragliata in casa per diversi mesi avendo paura di tutto e di tutti. Questo elemento, questo ultimo evento, rappresentava un po' la soluzione del problema, senza però evitare che ci fosse un'ultima morte. Eh sì, purtroppo anche un'ultima morte, la sesta vittima. Gamper, come ha detto il professor D'Amore, fugge, si rifugia nel suo maso, e però viene ucciso Guerrino Botte di San Genesio a Tesino, che cercò di avvicinarsi al nascondiglio di Gamper, tentò in qualche modo di scovarlo, o fu casuale, fu un fatto casuale trovarsi lì. No, diciamo che siamo in un caso esemplare di tragedia nella tragedia, perché il maresciallo Botte era quello che guidava le operazioni, era quello che doveva coordinare il blitz di entrata all'interno del casolare. Ecco. Effettivamente, mentre guidava queste operazioni, fu colpito anche lui da lunga distanza alla fronte. Questo oltre a testimoniare ovviamente la drammaticità immediata dell'evento, palesava anche una grandissima abilità nel maneggiare l'arma anche da lunghe distanze di Ferdinand Gamber, che testimonia un altro elemento importante nella connotazione del suo profilo psicologico: il fatto che lui volesse essere il più lontano possibile dalle sue vittime, che non traeva gratificazione dalle uccisioni, ma che effettivamente queste uccisioni erano quasi dovute a una missione, una vera e propria missione, che era quella della liberazione del suo luogo di nascita e di vita dagli italiani. Botte, tra l'altro, era a pochi giorni dalla pensione, che ovviamente non godrà mai, perché morì in quell'ultima operazione. Questo fu l'ultimo omicidio ufficiale prima dell'uscita, tra virgolette, drammaticamente, sottolineo di nuovo, in grande stile, secondo ovviamente le volontà dell'omicida e dell'assassino, di Ferdinand Gamper, che si riteneva essere l'unica persona che effettivamente poteva porre fine a quella carriera, a quella serializzazione omicidiaria, soprattutto motivata da quelle motivazioni e da quelle caratteristiche dovute alla voglia di liberare la sua terra, almeno secondo le sue volontà, dagli italiani. A proposito, prima dicevo che intanto avevate visto delle foto legate proprio a quel momento, che mediaticamente divenne di una risonanza clamorosa. Si parlava di questo mostro di Merano che si era barricato, asserragliato nel suo maso, poi appunto l'uccisione del maresciallo Botte. Peraltro le possiamo vedere le foto, si vede anche un incendio, qui peraltro il titolo di giornale
l'incubo è finito, ha ucciso ancora due volte prima del suicidio. Ecco perché Gamper, professor D'Amore, alla fine si suicida. Perché, come dicevo, lui è l'unico che può porre fine, non si sarebbe mai fatto arrestare, non avrebbe mai permesso a degli italiani di interrompere quella che per lui era una missione. Era lui che doveva decretarne la fine, era lui che doveva farlo nel modo in cui tutto era cominciato. Anche lui si ucciderà con un colpo in testa e paradossalmente si suiciderà non con un colpo alla tempia, che è il classico suicidio, insomma, che avviene, che viene narrato non solo giornalisticamente ma anche cinematograficamente, scusate, ma con un colpo in fronte, così come si era ucciso il fratello Richard e così come erano morte tutte le sue vittime, perché c'è un forte simbolismo anche in questo tipo di suicidio, in quanto il lobo frontale è la parte in cui solitamente regola tutte quelle che sono le azioni dovute alla parte emozionale, alla parte intellettuale, alla parte interpretativa del nostro cervello, e che verosimilmente era il luogo in cui albergavano tutte quelle voci che già erano nella mente e nella psiche della mamma e che molto probabilmente guidavano anche Gamper in questa missione omicidiaria e sanguinosa. C'è anche la particolarità dell'arma usata per il suicidio. Non so se la usò solo per il suicidio o la usò anche per altri omicidi. Questa carabina Weinrauch calibro 22 Magnum, a cui aveva segato la canna e il calcio per renderla occultabile nello zainetto che era solito portare con sé. Ecco, però risultò essere la stessa arma, sì, con la quale uccise anche le altre vittime. È la sua firma, è la firma che ha alimentato il suo mito di sangue, ma che poi ha caratterizzato tutti quanti i suoi omicidi. Come giustamente ha sottolineato lei, le canne erano segate per poter essere occultate all'interno del suo zainetto e quindi essere presa con estrema facilità quando doveva agire rapidamente. Era l'arma con cui era cominciato tutto e con cui necessariamente doveva finire tutto, e doveva finire nel modo più spettacolare secondo lui possibile, in maniera assolutamente autoreferenziale ma al tempo stesso glorificante per quello che era riuscito a realizzare ovviamente nella sua mente e per quello che stava ancora facendo fino all'ultimo epilogo, l'ultimo respiro che solo lui poteva decidere di esalare con quel gesto estremo. Oltretutto va detto che gli esperti si divisero, no? Dopo la morte suicida di Gamper, le indagini proseguirono per approfondire la conoscenza della personalità del serial killer. All'inizio gli inquirenti credevano che gli omicidi fossero dovuti unicamente alla schizofrenia, ma tale patologia non era stata diagnosticata da alcun medico, tanto che il nome di Gamper non era inserito nella lista dei malati psichici residenti nella provincia di Bolzano. E in quel momento e in quella fase, no, che venne presa in considerazione l'ipotesi odio etnico e razziale. Sì, io personalmente credo che ci fosse un coacervo di elementi. Stavo per chiederglielo, non può essere solo questo. No, è facile presumere che effettivamente la sua missione ufficiale vera e propria fosse quella di stampo nazionalista e patriottico, ovviamente assolutamente autoindotto, quello di liberare la sua terra dagli italiani, ma forse anche l'ereditarietà o comunque il contatto continuo con la madre schizofrenica e gli abusi ricevuti durante l'infanzia hanno creato un quadro psichico a dir poco compromesso, per usare un eufemismo, un quadro psichico che poi ha supportato tutte quelle azioni e quelle assurde convinzioni e molto probabilmente ha alimentato quelle voci che solo lui sentiva nella sua testa. Un quadro psichico poi completamente e totalmente destabilizzato nella parte finale, forse quella più importante, dal suicidio del fratello. Ecco, quello forse è stato il punto di non ritorno più importante che ha creato tutta questa situazione e ha maturato in lui quella convinzione, quello di incanalare, sfogare quella rabbia in questi atti omicidiari. E poi soprattutto colpisce, no, il fatto di omicidi ravvicinatissimi, abbiamo detto un febbraio di sangue, poi l'escalation, avviene tutto in pochissimo tempo. Sì, sottolinea un altro aspetto, prego. Secondo me, il fatto che lui non ricevesse una gratificazione fisica da quegli omicidi, ma che effettivamente, secondo le sue convinzioni, fosse un lavoro.
lavoro che qualcuno doveva fare e che doveva sbrigare nel minor tempo possibile, perché molto probabilmente già dal primo omicidio Gamper sospettava che l'epilogo potesse essere quello, ossia di una fine autoindotta attraverso il suicidio a compimento di un lavoro che lui riteneva essere necessario e che molto probabilmente sempre nella sua mente fosse necessario anche per la sua comunità. Ricorda un po', se lei si ricorda, la vicenda di Mallin, no? Quando lui uccideva le persone per evitare un tremendo terremoto in California. Quindi tendenzialmente in una connotazione assolutamente drammatica e omicidiaria, oltre che a livello psicologico destabilizzata, era una sorta di atto altruistico, no? Di atto sociale, non solo riferito a se stesso, ma anche alla comunità di appartenenza. Questo è un altro elemento inquietante della vicenda. C'è un messaggio per lei al 334 92 29 505. Lina da Firenze, in parte professore possiamo dire, ha già risposto, però lei ci chiede, da profiler, chiede a lei, professor D'Amore, che profilo in poche parole si può tracciare di questo serial killer? È un serial killer poco organizzato, non pianificava affatto i suoi omicidi, diciamo che i suoi assassini erano figli dell'estemporaneità, della contingenza, anche perché le vittime non erano scelte, ma capitavano a caso. Ne abbiamo visti alcuni esempi abbastanza esemplificativi da questo punto di vista. Il primo, Otto Detmering, addirittura è un errore, no? All'interno di questa carriera omicidiaria. Era poco scolarizzato, quindi denunciava una scarsa cultura in questo senso, che evidentemente aveva degli indotti anche nella relazionalità, nel sociale, la sua riservatezza, quella che era considerata all'inizio essere una sorta di timidezza, di riservatezza, in verità rivelava una grande incompetenza sociale. E in più tutti quegli avvenimenti, quegli eventi che aveva dovuto vivere durante la sua adolescenza, ma anche durante l'età adulta, anche l'assistere una madre schizofrenica per una persona già destabilizzata come Gamper non deve essere stato affatto facile, ha compromesso un quadro già fortemente debilitato, hanno creato tutti quei corollari, quei postulati che sono sfociati in questi atti omicidiari. Non c'è nessun tipo di parafilia sessuale, non c'è nessun tipo di feticismo, c'è solo una grande incompetenza sociale legata poi a quegli eventi del vissuto che hanno caratterizzato tutto il quadro clinico. C'è da dire anche in questo caso, molte volte noi quando parliamo dei serial killer parliamo anche di analfabetismo emotivo. In questo caso non mi sento di eleggere l'analfabetismo emotivo a elemento caratterizzante della personalità di Gamper, perché effettivamente lui le emozioni, i sentimenti, riusciva a decodificarli e a provarle, soprattutto per il fratello, per Richard, quello che poi si uccise e che forse rappresentò il più grande dolore della sua vita. Ecco, chiudiamo con l'impatto culturale. Abbiamo detto grande attenzione da parte dei mass media italiani, ma ovviamente in particolare dei mass media tedeschi. La stampa tedesca aveva sempre insistito sull'odio etnico come movente degli omicidi compiuti in sequenza da Gamper, e la vicenda mise in evidenza la difficile situazione che rendeva problematica da decenni la convivenza in Alto Adige tra il gruppo linguistico tedesco e quello italiano, no? A partire poi dal dopo fine Prima Guerra Mondiale. Quindi un problema sempre esistente. C'è stato anche diciamo, una politicizzazione, potremmo dire, no? Di questo fatto. Sì, un evento deflagrante, esecrabile, che ha lasciato emergere tutte le criticità che da tanto tempo attanagliavano quel tipo di comunità in cui, diciamo, l'incontro interculturale non c'è mai stato, c'è sempre stata una profonda divisione, a volte attenuata sotto, come dire, le apparenze di una convivenza cordiale. Ma diciamo che questo evento così traumatico e disturbante ha catalizzato l'attenzione su una questione che poi nel tempo è stata politicizzata fortemente e ancora oggi, insomma, se ne vedono i risultati e se ne assorbono, almeno a livello di percezione sociale, i sentori e le conseguenze come di una questione profondamente irrisolta. Io ringrazio il professor Marino D'Amore, sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo, per questa puntata della Galleria degli Orrori dedicata al mostro di Merano, Ferdinand Gamper. E ci vediamo al prossimo appuntamento con la Galleria degli Orrori. Avendo trattato tantissimi serial killer, adesso non è in questa nuova fase di crimine e criminologia
diventata, o come era prima, appuntamento fisso, però cercheremo naturalmente di renderlo tale, perché i serial killer di cui parlare sono ancora tanti. Purtroppo sì, insomma, la storia dei serial killer regala sempre delle tragiche novità, sia a livello storiografico, sia purtroppo legate anche alla contemporaneità, ma questo ci aiuta, insomma, le nostre conversazioni ci aiutano a capire un fenomeno assolutamente complesso e articolato. Ovviamente, io grazie per l'invito e ci rivediamo presto. Naturalmente, grazie ancora al professor D'Amore. Naturalmente, stavo dicendo, monitoreremo anche quelli che possono essere sviluppi più recenti a proposito di serial killer del passato, come è stato proprio recentemente per Zodiac, per citare un nome illustre della storia del crimine. Torniamo tra poco per quelle che sono le conclusioni di questa puntata, ma ci sono altri contributi che siamo in attesa di mostrarvi a proposito di una vittima della camorra. A chiusura proprio di puntata celebreremo la figura di un giornalista ucciso dalla camorra, ovvero Giancarlo Siani. Quindi a tra poco per le conclusioni di Crimini e Criminologia.